Eccoci. Ben ritrovati a tutti. Buona domenica, 14 aprile, tutti quanti. Trovati nella Maison Potamio. Ho riavviato tutto quanto. Speriamo di riuscire a combinare qualcosa. Come vi stavo mostrando, come mi stavo facendo vedere, stiamo lavorando un po' fuori, ma neanche tantissimo in realtà. Da quello che è il centro. L'ombelico del mondo, perché stiamo praticamente per cominciare a disboscare una piccola foresta. Ora dormirò. Ben trovato PopoSoft, grazie ancora per il supporto, molto gentile come sempre. Speriamo di riuscire, ma io speriamo che me la cavo. Dovremmo esserci. Quindi torniamo. Ho notato che non funziona non funziona più il comando tipo home. Questo ci ho appena fatto caso adesso proprio. Non che io lo possa utilizzare, come ben sapete, durante queste avventure in live, però magari a volte poi potrebbe, cioè a volte li utilizzo offline anche per spostarmi tra le varie zone, insomma, dove abbiamo un bel po' di roba. A quanto pare siamo molto molto fortunati perché non stiamo più laggando, ho riavviato tutto quanto, speriamo di riuscire a combinare qualcosa. Mi sto praticamente dirigendo verso una zona, non è proprio nuova, e tantomeno non è inesplorata, ma è ancora in fase di costruzione perché voglio cominciare a disboscare, come vi stavo, facendo vedere poco fa, tutta quest'area qua. Sarà una bella sfida, raga, però insomma sono i lavori che vanno fatti, c'è poco da fare, c'è poco da fare. Tra l'altro ha smesso anche di piovere e quindi tanta tanta roba. Allora, sicuramente farò una bella scorta di acacia che vedevo di. Non sarà sprecato nulla, cioè il legno non è che lo butterò via, capito come? Spero di non dovermi, diciamo, confrontare con alberi troppo alti, ma però dovrei arrivare a beccare tutto quanto e quindi niente, ci mettiamo un attimo al lavoro così partiamo proprio direi dalla sponda e così cerco di capire anche fino a che punto poi ci dobbiamo spingere. Ben trovati a tutti, io sono Fabio Meson, questa è la Meson Potamia, uno dei server multiplayer ormai più diciamo famosi e rinomati di Twitch. E oggi siamo in modalità taglialegna, quindi tanta tanta roba. Tanta tanta roba. Cerchiamo di togliere proprio tutto a partire da questa sponda iniziale. Sarebbe stato molto interessante se al posto delle acace avessimo avuto quercia. Eccoci qui, caro Lunar, ben trovato anche a lei. Proprio perché saremmo riusciti a farmare una notevole quantità di mele. Non è questo il caso, non sarà proprio questo il caso. Però, che cosa vuol dire però? Cantava Morgan. Ho riavviato tutto, caro Lunar, e adesso sono qua, che praticamente ho già cominciato a scavare. Se vuole venirmi a dare una mano, sia a scavare, a tagliare la legna. Se mi vuole venire ad aiutare, io sono molto molto felice. Chissà se mai la rivedremo. Vabbè, però finché appunto non riesce neanche lei a risolvere questo problema del PC, è un po' un problemino. È un po' un problemino. Allora, non so che traiettoria sto seguendo. Ok, sì, stiamo facendo questo adesso. Devo stare un po' più in qua. Devo stare un po' più in qua. Avete pranzato voi? Cosa avete mangiato? Io oggi mi sono preparato al volo proprio 3 fette di pane integrale, cioè tipo tostato, con un po' di po po pochissimo, pochissimo burro e sopra prosciutto a cubetti. E niente, proprio 3-4 cubetti di formaggio, proprio così al volo.
Io il primo ho mangiato, dice. Buono, buono. Che primo, che primo. Il porto dovevo fare, fare il cimitero, il faro pure, sì, tante robe. Passato di verdura con filo d'olio e del peperoncino, molto light, meno 7 kg in 2 mesi. 7 kg, cavoli, sono tanti, eh. Cioè, tanti. 7 kg si notano, eh. Si notano, è come 7 kg, complimenti, cavoli. Bravo. Io invece mi sa che in 2 mesi 7 kg li ho presi, eh. Eh sì, decisamente. Se non 7,5. Se non 7,5, mannaggia la miseriaccia. Perderne altri 40. Beh, se ne ha persi 7 in 2 mesi, se in realtà poi comunque mantiene ed è possibile mantenere questo ritmo qua a 7 in 2 mesi, per arrivare a 40 non è che ci vuole tanto tanto tempo, a meno 40. Ma sto andando dalla parte giusta? Ah sì, ce n'è qua roba, raga. Ma diventerà tutta una distesa piana questa. La pasta ho mangiato, buona. Buona, buona. Io ieri sera volevo mangiare sushi, alla fine non l'ho mangiato. È un po' che non prendo sushi, però c'ho una voglia. Una bella voglia di sushi. Sushi. Bentrovati a tutti, buona domenica. Una buona domenica di sole a tutti. E quale metodo migliore se non quello di spaccare legna per approfittare di abbronzarci un po', no? E fare anche un po' di movimento, tenersi in forma. Poi leggere a fine live quello che le ho scritto su Telegram. Ah, d'accordo, non avevo neanche visto che aveva scritto. Cioè, gli ultimi messaggi non li ho letti. Non li ho letti proprio, gli ultimi messaggi. Ok, a quanto pare abbiamo risolto il problema di lag. Questo mi felicita. Mi felicita assai. E devo dire che con questa ascia OP stiamo tagliando di legna. Peccato che non sto recuperando le foglie. Allora, fin dove devo arrivare? Ancora fino a là. Facciamo così. Abbattiamo questi. Abbattiamo pure questi qua. Ok. Ora, via questa, via questi. 7 kg, Dio boh. Ultimamente io invece non sto facendo nulla, cioè che mi faccia muovere poi così tanto. Di conseguenza ho preso un bel po' di peso, cioè non tanto, però mi sa che 7 kg li ho presi. Oh, c'è chi li perde e c'è chi li prende. 7 kg in 7 giorni. Che filmone, raga. Che filmone. Allora, devo arrivare lì, dove c'è quell'acqua lì. Dove c'è questa pozzanghera di acqua qua più avanti. Hanno già proprio smesso di raccogliere legna. Cioè, ho già l'inventario pieno. Anche lei ha messo su un po' di peso, sì. O Lunar. Ma lei come si chiama? Cioè, ha un nome? Si può sapere il suo nome? Sono più grosso, ma sto ridimagrendo. Beh, meno male, meno male. Anche perché adesso qua inizia il periodo di pennacchie.
Mare, roba. Solo in privato, va bene. Ah, va bene, va bene. Ci mancherebbe. Eccoci qua. Fino a qua devo arrivare, cioè devo disboscare praticamente. Eccoci qua. È un bel pezzettino, raga. Cioè, se adesso noi torniamo praticamente sopra le nostre scaffalature, non ce ne accorgiamo nemmeno di aver rimosso sta legna qua. Capito come? Ti capio come? Sito Veneto. E so da Venezia. Bene. Allora fammi fare una roba. Vedi, cioè, non ho rimosso, cioè, sembra che non abbia rimosso nulla. Ma in realtà. Anzi, torniamo al magazzino così mettiamo via un po' di roba. Mettiamo via un po' di roba. Sì, ho abbassato la risoluzione in realtà. No, la risoluzione dei chunk qua. Non si vede anche, eh. L'importante è. Aia! Stavo per dire non spaccarsi la testa, eppure siamo riusciti comunque a farci del male. Ok, qua abbiamo messo a posto questo. 64 alberelli. Ah, qua non ho più spazio proprio. Che peccato. Dovrei scendere giù a deposito, ma non c'ho mica voglia, eh. Non c'ho mica voglia. E come famo? Come si fa? Guarda quante uova fresche che abbiamo. Come si fa? Foglie di betulla. Madonna. Aranzulla. Le metto qua intanto, che dite? Approfittiamo, andiamo anche a dormire. Un saluto a Giuseppe Razzulla, eh. Tac, buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Fabio Mason, questa è la Mason Potamia. Qualora queste micro avventure fossero di vostro gradimento, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like, dislike, commentate, insultate, attivate tutte le campanelline. Grazie di cuore. Quanti abitanti sono a Mason Potamia? Oh, siamo veramente una cifra. Una cifra. Una cifra non definita, caro Lunari, in realtà. È una cifra indefinita. Non saprei risponderle. Molti, molti. Sono tutti nascosti, eh. Per lo più sono tutti quanti nascosti. Eccoci qua. Siamo tornati al lavoro. Faremo un bel lavoro anche di terraforming, eh. Beh, ma ce n'è qua da fare. Parecchio. E con questa musica molto rilassante che. Come gli schiavi, torniamo a lavorare, a tagliare questa legna. Legna che comunque non andrà mai sprecata, ci mancherebbe, dobbiamo iniziare anche a cominciare a mettere via legna per l'inverno. Ci sono ancora i miei cani. Dove sono? Dove li ha lasciati? Credo di sì, non mi ricordo neanche dove li ha lasciati. Mi aspettano, la stanno aspettando, sì. Se mi dice dove sono, andiamo a controllare. Se mi dice dove li ha lasciati, controlliamo. Ci sono un sacco di cani di trust. Io di miei non ne ho neanche uno, me l'avete uccisi. Nel magazzino? Ah, ma ce ne sono anche di suoi nel magazzino. Non lo so, dopo vediamo. In magazzino io ne avevo due e non ci sono più. Ci sono dei cani che girano comunque. No, che girano, in realtà sono proprio fermi. Ma fermi, fermi. Eccolo Lorenzo, detto carciofo sotto aceto. Ben trovato, ben trovato. Ben trovato a lei. Eccolo, eccolo.
Come va? Come va? Lei che è quasi finita la scuola, fra un po' si va in vacanza. Non vedo l'ora, oh. Io invece dovrò ricominciare a fare qualcosa se voglio sopravvivere a questa imminente guerra, diciamo, no? Terza guerra mondiale. Ho una skin strana, non so perché. Cioè che si vede tutto quanto nero? Perché se si vede tutto quanto nero, sono una pennacchia nuda, dice Olunar. Una pennacchia nuda. Non mi va la home. Nemmeno a me. Non funziona. La skin, vediamo. Io, la mia è uguale. Ogni tanto ci sono dei problemini con le skin. Però, boh, a me non. Non mi disturba. Ho provato anch'io il comando, non funziona. Non funzionano i comandi, questo sì. Survival, survival mode. Non è strana quindi. Mamma mia. Allora, da dove sono partito? Da là, ok, quindi sto andando in questa direzione. Ci devo guardare stasera perché non funzionano i comandi. Oh, mi spiace, ma non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema. Che computer hai? Chiede Olunar a Carciofo Sottaceto. Anch'io gliel'avevo chiesto un giorno, ma non mi ha mai risposto. Forse era FK quando glielo chiesi. Poi mi sono sempre dimenticato di richiederlo. Io ho sempre il mio solito MacBook Pro del 2017, molto aggiornato, molto una bomba di PC, eh? Ok, siamo partiti da là, quindi stiamo facendo qua. Ce ne sarà di legna da togliere. Parecchia. Betulla poi è il legno che meno mi piace, però torna sempre utile in realtà. Diciamo che se lo accosti ad altri blocchi, in realtà riesci ad ottenere dei bei risultati di design, come ci piace dire a noi, eh. Dovrei tornare alla Mesopotamia e costruire il cimitero nel porto. Eh sì, anche secondo me dovrebbe. E il carcere, e il faro. Eh sì. Noi la stiamo sempre aspettando da mesi, cioè da mesi, eh. Veda lei. Veda lei cosa vuole fare. Sì, le prigioni. Pure a tagliare un po' di legna potrebbe venirmi a dare una mano. No, scherzo, scherzo. Anch'io avevo cominciato a costruire delle prigioni, ma non le ho mai continuate. Anni nel gioco, no, abbiamo perso il conto. E nelle informazioni di gioco non è più possibile vederlo. Antonio lo vede, l'altro giorno gli ho chiesto Antonio, però mi ha detto 1500 giorni. Ed è impossibile proprio. È impossibile 1500 giorni, sono troppo pochi. Come mai non usa l'accendino? Perché non riesco a controllare io cioè non riesco a controllare la deforestazione fatta con il fuoco, capito? Mi rimangono sempre pezzi in aria e quindi tocca sempre ripassare. L'altra sera stavo anche valutando di fare tipo tutta quanta una striscia di terra, una fila lunga di terra sopra e far cadere della lava, però ho detto ma fambrodo, alla fine poi così recupero anche il legno e studio anche un po' la zona, capito?
Hanno fatto aggiornamenti questa versione Java, sarebbe, questa è la no, siamo ancora alla 1.20, siamo ancora alla 1.20.4 praticamente. E gli aggiornamenti principali di questa versione erano le Trail Ruins che abbiamo esplorato, non so se ha avuto modo di vedere, ma penso proprio di sì. E altro non mi viene in mente. Beh, il Cherry Biome anche, mi sa che è uno di questi aggiornamenti qua della 1.20. Adesso c'è una nuova versione e non mi ricordo però. Ci sono degli animali nuovi, hanno introdotto animali nuovi, robe così. Vorrei degli alberi rossi, altri alberi. Uno a giugno, ecco, vedi, esce la 1.21. Sì, sarebbe figo avere alberi tipo aceri, rossi, robe così. Piacerebbe molto anche a me in realtà. Ok, noi dobbiamo fermarci qua. E anche sai cosa mi piacerebbe vedere? Più uccelli. Adesso suona male detta così. Uccelli, farfalle. Ecco, beh, anche tante meglio le farfalle a volte, eh. Gli alberi rossi si possono costruire, sì, poi in realtà con i blocchi puoi fare di tutto. In realtà nel Nether c'è l'albero rosso. Però non è la stessa roba, insomma, diciamo. Fino a qua giusto devo arrivare, sì. Adesso forse torno indietro così. Anzi, no, voglio rendermi conto. Sono anche già pieno, quindi devo. No, beh, va bene, adesso bisogna iniziare ad andare a svuotare al magazzino, sta roba, al deposito, sta roba qua. Non si può buttare via. La del Nether l'avete continuata? Ma che? Ma che? Aspettavo lei in realtà, anche se quella parete là posso finirmela da solo. Però no, io non ho fatto tanti lavori. Avevo costruito qua, volevo costruire una sfera gigante qua. L'ho costruita, non gigante, comunque era una bella sfera. Non era una sfera, era qualcosa che assomigliava a una sfera. E poi l'ho anche rimossa. Pensa te. E ho farmato Froglight. Non ho costruito tanta roba, anzi non ho costruito niente praticamente. Gli uccelli, ma i papagalli, i pipistrelli, api, gli altri ci sono. Sì, ma non c'è troppa roba. Cioè in giro uccelli, ci sono i papagalli solo. Capito? E dove sono? Nella giungla? Nella giungla stanno. Ah sì, dobbiamo anche continuare a fare l'illuminazione nuova, rimuovere tutte le torce. E niente, bisogna andare di qua, raga. Bisogna andare qua, per forza. Anche altri setti mancano nel gioco e altre specie. Ah, ecco, le mod si possono avere, sì. Sì. Chi è che mi sta sparando qua? Ho sentito qualcuno sparare, eh? Frecce tipo. Boh. Io prossima settimana manco. Dove vai? In gita? Mi dica che vai in gita. Ok. Ah, in vacanza, che bello. Ma con la scuola o con famiglia, diciamo? Che bello, dove va di bello in vacanza? Ho capito il problema della mancanza, del comando home. Ho sbagliato io un aggiornamento, ecco, vedi. Io ci gioco questo gioco su Xbox Series, ad alta qualità, e te credo. Con la famiglia, wow, bel periodo questo di andare in vacanza. Se trovi del bel tempo, top. Dove va di bello, se si può sapere? Dov'è qua la foglia di. Foglia di. Eccola qua, Betulla. Ok,
vuole uscire 30 secondi, ve lo sistemo in tempo reale. E... Pa, 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 pa. Ok, d'accordo. Allora, però devo far così. Ok, perfetto. Poi cancello il login. Ci metto un attimo. Ok. In Scozia, ma che figata. Ma che figata. Dico che figata, in realtà non ci sono mai stato in Scozia. Beh, si porti via un ombrello. Devo uscire pure io. Sì, penso di sì. Esca un attimino. Anche lei. Non ho neanche la webcam attaccata, altrimenti attivavo un secondo la webcam, però vabbè. Dovrei aggiungere la fonte. No, no, via, via. E via, 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 via. In Scozia si porta a casa una cornamusa? Porti a casa una cornamusa? Aspettate, stavo facendo una roba, ora vengo e esco. Non si preoccupi. Attenderò attendiamo. 14:13, bella, bella, caspita. Bella giornata proprio oggi, eh. C'ho qualche bonsai a bagno che sta bevendo praticamente. Questo qua è il periodo in cui bisogna stargli dietro perché stanno. Riavviato il server. Riprovate ad entrare. Dice Poposoft, riproviamo ad entrare. Fammi. Non ho neanche una scena da mettere o niente proprio. Fammi fare così, aggiungi. Scena 2, ok. In teoria adesso voi non vedete nulla, corretto? Entra nel server, mi confermate che vedete tutto nero voi adesso? È tutto nero, perfetto, top. Allora, login, eccoci qua, grazie mille Poposoft. È andato in quella maniera dove c'è credo un letto e avevo fatto modifiche? No. Eccoci qua, ben ritrovati. Qua eliminiamo. Non sono più tornato alla miniera del Borgo Vecchio. Dovremmo tornarci al Borgo Vecchio per fare dei lavori prossimamente. Però no, non sono più tornato giù lì. Io qua per caso avevo anche cominciato a sistemare tutti i semi. Qui ho classificato tutti i blocchi luminosi di Minecraft, tutti. Mi manca il lichene mi manca, in effetti sì. No, nel Borgo Vecchio dice, dove? Aspetta, scusa un attimo. Sentivo gridare. Sotto al canyon. Che canyon? Che canyon? Ma che è tutto sto strillare di uccelli, oh? Sono morti, spero. È l'alba di un nuovo giorno. So qua fuori che ci aspettano in realtà. Siamo andati avanti anche un po' con la serie Hardcore, mi raccomando, potete recuperarla nel canale. Tanta roba, c'ho pure la farm di ferro adesso. Primi incantesimi pure. Io qua c'ho posto per i semi. Per due semi, sì. Ok, mettiamo a posto anche i legnetti. Sotto il canyon, che canyon? Torniamo a dormire. Ricorda quando dicevo di andare verso nord e poi ritrovavo Mesopotamia? Sì che mi ricordo. Perché seguiva la bussola e forse non utilizzava in modo corretto la bussola perché io le indicavo un modo scorretto di utilizzarla. Aia, aia. Allora, io non posso provargli i comandi, però se vuole provarli Lorenzo, poi ci faccia sapere, grazie. Non si esce da Mesopotamia, è impossibile scappare. Si torna sempre dove si è stati bene. È un po' come nel film Shining, vi ricordate? Che non da quel labirinto là il tipo non riusciva più ad uscire. Adesso devo fare una roba però io, raga. E senza teletrasporto non so come fare.
O forse sì. Devo aggiustare l'ascia. Per la nostalgia. Devo aggiustare l'ascia. Posso vedere il mio porto e come no? Come no? Ma com'è il mio porto? Quel porto lì l'ho costruito io. Se vuole l'aggiusto io. Ecco sì, grazie. Mi farebbe un grandissimo favore. Mi farebbe un grandissimo favore. Proprio soft si è unito alla partita. Lorenzo si è unito alla partita. Due Lorenzi. E se vuole tipparsi da me, Lorenzo, le lascio l'ascia. Le lascio l'ascia. E poi andiamo a vedere un attimo il porto. TP. TP. Accept. Eccoci qua. Ah, ne ho due, ne ho un'altra, cavoli, non ho neanche visto, ne ho due in realtà. Vabbè, dai, ormai funziona, home. Ricordo che lo abbiamo costruito insieme. Ah sì? Proprio soft ha abbandonato. Deve stare fermo però, ma io non ho accettato qua. Vabbè, intanto ne ho una. Ne ho un'altra di riserva, di fatto. E allora non parlo più. Dai, andiamo a fare un giro al porto. Porto Franco. Ah, qua ho cominciato a fare sta roba qua ieri sera. Una specie di percorso parkour, vedi? E chi riesce praticamente a stare, praticamente ognuno parte con i blocchi e bisogna continuare a metterli senza cadere, no? Io sono arrivato fino a qua. Però aspetta un attimo perché qua non è semplice perché bisogna fare. Aspetta. Hop. Anche Lorenzo se la cava mica male però. Hop. Qua cambia un po'. Hop. Tac, tac, tac. Eccolo. E poi praticamente adesso da lì in poi magari saliamo ancora un po'. E voilà, signori, tac. L'altra sera non riuscivo più ad andare avanti, non riuscivo ad andare più avanti di qua. Ma se io ho eliminato il gioco e lo riscarico, ho ancora salvato le posizioni del teletrasporto? Sì. Certo che sì. Il teletrasporto è salvato sul server Lunar. Ecco to, sul server, esatto, sì, non su. E sì, dai, facciamo un attimo un giro al porto. Anche qua è tutto quanto un po' da continuare i lavori, eh. All'orto botanico. Avevo 5 pubblicità. Porco cane. Io le ho sempre tolte, però mi hanno detto che è Twitch che le mette in realtà. Ecco qua il porto. Tra l'altro ogni tanto io vengo qua e trovo sempre l'Iron Golem. Questa qua funziona, eh. Il problema è che spona l'Iron Golem fuori. La prima farm, diavolo. Esatto, troverà il personaggio proprio come l'ha lasciato. Sempre qualcosina qua. Oggetti lasciati a terra, sì. Irrecuperabili. Ecco il porto lunare. Bello però, stava venendo un bel lavorino in realtà. Bel porto questo qua, eh. Cioè qua è un bel. Qua stava venendo una figata, poi ci siamo fermati. Anche qua non ho più continuato neanche l'illuminazione da sta parte qua. Però è figo. Figo, figo. Questa è l'isola che non c'è, raga. Una delle prime terre che sembrava lontanissime da casa che abbiamo conquistato. Bella questa zona, non l'avevo mai notata. Li potrei prendere nel magazzino. E lascia, anzi, ecco qua, grazie mille. E voilà. Lascia. E io non mi ricordo però qua come si fa. Mi aveva già fatto cercare qualcosa qua sotto che stavo sclerando praticamente. E il magazzino aveva cominciato a costruirlo qua, mi sa.
qua sotto. Guarda. Ecco qua. Tutto abbandonato, raga. Catacombe. E le catacombe dove stanno? Adesso chi è che esce da qua? Mannaggia la miseriaccia. Vabbè, facciamo così. Prendi tutto, ma che prendo tutto? Devo fare. Sto tagliando la legna io. Aspetta, accettiamo un attimo il TP qua. E metti nel magazzino. Ma, a me, oh, ma venga lei a fare questi lavori qua, che sono schiavo io. Venga lei. Oh, ma de che? Sto tagliando la legna io. Già aggiustato l'ascia? Dov'ha? Allora, Lorenzo, anche quel ponte là, devo togliere tutto quanto. Tutto, 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 tutto. È figo qua, cioè, qua è figo in realtà. Peccato non aver continuato. Tutto di design, cioè, guarda che design. L'ha presa bene il signor Meso. Sì. Dio, Lorenzo si è perso qua sotto, non riesce più a risalire. Va bene, allora lo scarico. No, non lo vendo quei computer portatili. Almeno riesce a supportare giochi del 2010 al massimo. Vabbè, dai, questo è del 2011. Ma Lorenzo, che fine ha fatto? Boh, disperso. Scarica questo gioco, scarico questo gioco, arrivo, arrivo, ok. Io intanto torno al lavoro perché sono qua. Salutiamo il signor Anubi. Eccolo. Un saluto ad Anubi. Oh, chi è che mi picchia? Siamo atterrati in questo bellissimo campo di fiori. Grazie infinite. Anche qua, tutta sta zona qua, in realtà io qua voglio costruire, cioè ci avevo messo ste robe qua, vabbè, perché boh, così, però possiamo costruire. Anche qua è tutto un po' lasciato a sé, voglio dire. Almeno posso giocare con voi. Eh sì. Puoi inviarmi il link del gioco e poi entrare nel server? Su Telegram. Allora, caro Luna, se lei su Telegram lo farei io, cioè che adesso non ho voglia di. Però lei in teoria dovrebbe essere dentro il gruppo Telegram. Se lei scorre verso in alto sui messaggi, oppure se nella barra di ricerca seleziona Nessun Ezio aveva inviato il link. Sia per scaricare il gioco che per scaricare poi il discorso del T-Launcher, lo trova lì. Lo trova proprio sul gruppo Telegram, c'è già. Ci sono proprio già i due link che aveva messo nessuno. Cioè è facile perché cerca, filtra i messaggi di nessun Ezio e trova proprio quei due link lì, che esso stesso postò per me. E per entrare nel server, poi per entrare nel server, non si preoccupi, gli scriviamo l'IP, le scriviamo in privato l'IP. Oh. Sto scrivendo in privato su Twitch, ecco, boh, perfetto. Oh, vedi che abbiamo già iniziato a fare un po' di pulizia. Ce ne sarà parecchia da fare. Ed è già notte ancora. C'è notte, tramonto. Quando diventa il sole. La playa. È un po' pericoloso qua di notte. Ho un letto io, figurati. Figurati se c'è un letto. Sì, posso modificare il computer portatile, farlo diventare più potente? Al 90% no.
Io anni fa vedevo dei video di gente che ha provato a installare schede video anche sul Mac stesso, schede video esterne così, però boh, no. La RAM si può aumentare, anche questo non lo so. Forse tutto si può fare, però bisogna vedere se ne vale la pena. Guarda che bella luna. Dipende dal modello e computer, spesso i processori e il resto sono saldati e non aggiornabili. Ecco, vedi. Io comunque sento rumore di ragni. Adesso il primo mob ostile che mi becco davanti, vado a dormire. Eccolo qua. Facciamo il secondo, dai. Va bene, niente, allora lo userò per adesso finché vendo altro PC fisso e poi mi prendo uno da gaming. E lei abbassi anche lei, come faccio io al minimo, tutte le impostazioni. Però le consiglio di provare ad aumentare gli FPS, gli FPS. Il rendering a 24 perché sono stati fatti degli aggiornamenti sul server. E si rende conto di quanto abbiamo costruito, cavoli. È proprio figo. Proprio figo. Ogni tanto quando sono o non sto registrando o non uso OBS così ci gioco anch'io a 24. Ed è figo proprio. Aspetta, sto andando nella parte sbagliata. No, no, qua devo andare, fino a qua. Poi da qua in poi praticamente ci sarà altro. Ci sarà tutt'altro. Quello che mi piacerebbe fare è un percorso praticamente, che mostra lo sviluppo proprio della civiltà umana. Ehi là, Michele, grandissimo, ben trovato, ben trovato. C'è possibilità di usare il pad su questo gioco? Mi viene di nuovo complicato capire i tasti. Penso di sì. Penso di sì. Che posso utilizzare un pad connesso al PC. Come va, Michele? Come va? Quanto tempo? Oh, quanto tempo? Da una vita. Sì, meglio dormire perché non si sa mai qua. Va bene, molto bene, molto bene. Mi fa piacere. Devo dire che mi fa molto piacere. Allora, andiamo a dormire, che è meglio. Per carità. Tanto tempo. Che cosa mi racconta? Che cosa mi racconta? Io oggi sono in modalità disboscamento, veda lei. Volevo fare un po' di palestra, mantenermi in forma e siccome c'è un progetto che comincerò non so quando, che mi porterà via un bel po' di spazio, ho deciso di venire a tagliare un po' di fresca betulla. E praticamente voglio disboscare tutta quest'area qua. Mamma mia, raga. Però dai, qualcosina abbiamo fatto, eh. Adesso vado a fare una cosa così posso giocare con voi, va bene? Come no? E come no? Non vediamo l'ora. Io ho resettato il PC, in che senso è resettato già? Tipo formattato. Formattato il PC e poi non ha più ristallato Minecraft. Bravo, bravo, bravo. Sì, quindi devo reinstallare il mio Minecraft. Ci mancherebbe. Ne facciamo due perché sennò se faccio una fila alla volta, raga. C'è la fila di uno. Quanta legna.
Vabbè, la mettiamo via per l'inverno. Male non ci farà, che dite? A presto, caro Lunare, è stato un piacere, è stato veramente un piacere rileggerla e sono felice che abbia deciso di ritornare nell'allegra Mesopotamia. Complimenti, ottima scelta. Sono contento che stai di nuovo in live, in azione. Grazie, grazie mille, mi fa piacere. Mi fa piacere. Buon pomeriggio, caro Lunar. Ci vediamo presto, ci vediamo presto. In realtà siamo sempre in azione, però in live effettivamente molto, molto, molto poco ultimamente. Vediamo se riesco a riprendere con un po' di più costanza. Tuttavia non so se hai visto su YouTube, ho iniziato una bella serie super hardcore, stagione 4, mi sto prolungando un po' di più rispetto alle altre che sono andate a finire veramente molto molto male. Mi sono messo lì su un villaggio, ho iniziato a costruire qualcosina, qualche farm che mi serve, sono già full diamante a partire da ieri. Adesso pian pianino voglio incantarmi, dopo andremo nel Nether, andremo a trovare Netherite, i Blaze, tutte queste storie qua. E con calma voglio portarla avanti, quindi tanta roba. Tanta, tanta, tanta roba. Quindi mi raccomando, qualora abbiate piacere di vedere. No commentary comunque, tutto. La nuova serie hardcore, super hardcore, è senza commenti, quindi è puro gameplay. Cioè, non parlo. Farm di totem obbligatoria. Dio boh, infatti ci sto pensando. Prima adesso devo farne una di creepers. Perché ho fatto la prima di ferro, ho fatto una. Vabbè, le prime due che ho fatto, classiche, proprio da tre blocchi per tre, mucche e pecore. Quindi ho pelle, ho carne, e vabbè. Poi ho creato una casa per i bibliotecari, dove sto pian pianino adesso mettendo. Beh, ho anche la farm di villager, quella lì è stata la terza che ho fatto. Adesso ho fatto una bella farm di ferro, molto semplice, però mi permette di produrre ferro notte e giorno. E vorrei fare una farm di creepers, ok? Però stavo cercando una versione, perché mi sembrava che Surry, nella sua ultima stagione, l'avesse proprio costruita. Io stavo cercando una versione dove non è necessario stare a AFK, ok? Perché io su quella serie lì hardcore non è che ci gioco, cioè ci gioco solo quando registro, capito? E mi rendo conto che in realtà però farmo poco, cioè non farmo tantissimo. E quindi io ho bisogno di una farm che mi permetta di fare polvere da sparo anche se sono AFK sostanzialmente, cioè non rimanendo AFK mentre sono in giro. Ecco. Mi sembra che Surry ne avesse costruita una, ma io devo arrivare all'inizio del lago o alla fine? Eh no, qua devo arrivare. A terra praticamente, senza zona di AFK. Mi sono perso un attimo, raga. Scusate. Vabbè. Fino a qua devo arrivare, sì. Ok. La potrebbe costruire all'interno del Chunk Zero. Dice che così è sempre attiva. Ok. Dice di costruirne una qualsiasi, a parte che lì devo cercare robe facili, semplici, per non rischiare. Dice di costruirne una qualsiasi normale, però nel chunk zero. Caspita, è un po' problema perché per trovare un villaggio mi sono allontanato parecchio. Non cambia nulla, infatti. Mi sono allontanato parecchio dal chunk zero. Che tante volte pensavo di fare tipo il gitano e quindi ero sempre in movimento, però la roba migliore per un hardcore, secondo me, da principiante, quale sono io, è proprio quella di stabilirsi in un villaggio, fare tutte quante le risorse che ti servono, diventare super OP e poi eventualmente provare ad andare a fare un giro, no? Nel Nether e poi da drago, perché sennò.
Sai quante ne ho perse io di serie, di partite Minecraft, di hardcore? Ne ho perse tante, però vorrei adesso questa continuarla sostanzialmente. Sì, si può fare un chunk sempre attivo, però beh, a parte che serve un sacco di materiale. Oddio, non so, con l'ossidiana forse qualcosa si può fare, però. Adesso devo pensare secondo me adesso devo pensare alla polvere da spada. Dopo il ferro, dopo adesso un paio di incantesimi anche, devo cercarli. Ho efficienza 5 già, pensa a te. Atterraggio morbido 4, ce l'ho già. E devo cominciare anche a iniziare a vendere un po' di robe per fare smeraldi, perché in effetti la farm di totem. In realtà chunk attivo è abbastanza economico, sì? Ma quale intendi lei? Intende lei quello che si fa con i portali? Quello che si fa con i due portali? Io quello ho visto come soluzione. Qua sono già pieno comunque. Un peccato lasciare qua tutta sta legna. Ah, un peccato, sì. Torniamo al magazzino, che è meglio. Torniamo pure al magazzino. Consideri che se non fa quella della Mason in single player è molto potente. Consideri che se ne fa quella come della Mason in single player è molto potente. Che cosa? Non ho capito. La Mesopotamia quale? La farm di Creeper dice. Devo farne una semplice per rischiare. E anche perché per non cioè per non avere tanti materiali da farmare, capito? Farm di Creeper, Fa presto a dire farm di Creeper. Qua sono pieno come sempre. Salve. E quindi bisogna andare nuovamente a deposito, portare sta roba per forza. Ho farmato tante di quelle froglight, raga, a bomba. Sono riuscito a fare la farm, tanta roba, caspita. È stato anche abbastanza divertente poi fare tutti i calcoli per far nascere le varie rane, no? Di vari colori. Vedi, queste sono tutte sui colori delle Froglight. E figo, figo. Super consigliata. Se vuole tanti blocchi ne fa una di Petrisco, è vero, in effetti. A parte che io sto scavando lì, adesso sono arrivato alla terza sessione di mining, ma dovrò scavare a vari livelli per trovare varie, tipo mi serve il lapislazzulo, mi serve la redstone. E il ferro, il carbone, la selce. Dovrò scavare a vari livelli, quindi non sarà un problema anche avere diorite, andesite, così, giusto per. Adesso voglio migliorare un po' quel. Pian pianino anche migliorare il villaggio, le casette già presenti, le voglio un po' fare un piccolo upgrade, come, no? E quindi per forza dovrò andare a scavare. Questi ce li ho io, sì. Anche qua. Il lilla. Il lilla. Questo lo butto via. E niente, dai. Qua c'è sempre gente che ringhia, qualcuno che ringhia. È ancora no, è già notte di nuovo. Quindi andiamo a dormire, va. Direttamente, raga. In camera da letto siamo atterrati. Che pro player sono diventato. E vabbè, faccio il pro player, sono ancora qua che spacco legna. Anche queste strutture qua, un giorno
diventeranno qualcosa di utilizzabile. Guardi il regalo di Natale. Perché ci ho messo dentro lei qualcosa? L'avevo già aperto quel regalo lì. A meno che non ci abbia messo lei dentro robe. L'abbiamo già aperto. Ah, ci ha messo lei qualcosa prima? Prossimo giro che faccio al magazzino vado a vedere, grazie mille. Sì, molto gentile. Meno male che Lorenzo ogni tanto mi fa qualche regalo. Mi tiene alta l'autostima. E vai, taglia legna. Ci metterò una vita a fare sto lavoro qua. Non basterà una vita, forse. O forse sì. O Lunar, chissà cosa sta facendo. Beh, sta riscaricando tutto il gioco, forse. Magari sta facendo un po' di spazio sul PC. Guardavo proprio l'altro giorno delle vecchie registrazioni che sono presenti sul canale, al quale per l'appunto vi ricordo, qualora questi contenuti fossero di vostro gradimento, di iscrivervi. Olunerz aveva la skin super colorata, Arlecchino, sembrava venisse da un altro pianeta. No, lo spazio ce l'ho, dice Michele. No, no, mi stavo riferendo a Olunerz in realtà. Che è un altro ragazzo che è entrato in chat prima qua, che giocava con noi fino a qualche mese fa. Buon pomeriggio, caro Nessunezio, buon pomeriggio. E ben ritrovato pure a lei. Ok, non mi ricordo come mi chiama. No, no, Michele la chiamo lei. Ah, forse Olunair. Ha confuso Olunair con Michele, probabile, perché io non è che sia proprio così bravo a sillabare, a scandire bene tutte le parole. Di fatto, Michele e Olunar ci possono stare. Come va, Nessunezio? Come va? Una buona domenica. Io sto qua che taglio legna. Veda lei, invece di andare a pennacchie, taglio legna perché qua c'è un progetto enorme in fase di approvazione. Ci servirà molto spazio. No, io non ricordo il nome di Minecraft. Ah. Oh mio Dio, me l'aveva scritto da qualche parte? Perché sicuramente se me l'ha scritto su qualche messaggio che poi io ho inoltrato a PopoSoft, basta che provi a recuperare quella chat lì. Oppure, boh. Ah, tap, sì, può essere che fosse questo, eh. Provi, provi quello lì, sì. Vi siete espansi ancora? Beh, sì, di parecchio, caro Olunar. Più che altro, ultimamente stiamo facendo varie modifiche in giro. A parte tantissime farm che stiamo costruendo, vabbè. Per lo più sul tetto del Nether o comunque, vabbè, in altri zone remote. Io adesso sto costruendo un po' distante dal borgo vecchio, mi trovo un po' in questa, le faccio un po' vedere così si rende conto. Forse questa zona la conosce di già. Mi trovo qua io praticamente. Qua c'è il magazzino. Qua c'è l'hub, che qua ho fatto vedere delle modifiche. Creato un ambiente molto molto accogliente, ma pian pianino vogliamo modificare tutto quanto. Ah, bravo, adesso vediamo anche il regalo. Provi tap, poi mi faccia sapere se funziona. Ah, tap, oh mio Dio, tap, grande tap. Tap stava costruendo il teatro, no, sì, il teatro, il tribunale stava costruendo. È figo mo il mondo. Stiamo lavorando non tanto, ma parecchio, parecchio. Per renderlo sempre un po' più accogliente, ma pian pianino.
Voglio che sia tutto quanto unificato, voglio che sia tutto quanto bello. Quindi adesso mi calo nel Sunezio, le stavo dicendo, mi sono spostato un po' verso questa zona qua, perché ho altri progetti e quindi mi serve... Ah, regalo, regalo. Mi serve spazio, ho detto, vabbè, approfittiamo, andiamo a fare un po' di legna. Regalo di Natale, aprire solo a Natale. Vediamo se questo... Picasso, grande, efficienza 5, ripristino, tocco di velluto e indistruttibilità 3, wow. Ma sì, no, ok. Io uno l'ho perso, piccone, tra l'altro, questo l'ho rifatto da poco. Molto gentile. Grazie mille. Molto, molto gentile. Non ricordo se è nel comodino. Beh, se è questo il piccone dice... Piccone mi ha regalato, vero? Il Picasso, sì. Sì. Molto gentile, molto gentile. Grazie infinite. Potevo anche depositare un po' di legna, però vabbè. E qua faremo un percorso... Qua, questo sarà uno dei progetti più grossi, probabilmente. Che non so neanche se mai verrà... Fatto, vedi adesso sono qua e voglio, devo deforestare tutta sta zona qua perché voglio fare un percorso, voglio fare un qualcosa, una sorta di installazione che prevede un percorso dove tu puoi, come dire, renderti conto l'evoluzione della civiltà, che cosa è riuscita a fare nei millenni. E quindi partiremo da un villaggio primitivo. Ci sarà tipo una strada principale, no? Una strada principale. E partiremo da un villaggio molto primitivo fino ad andare a fare tutte le età, pietra, ferro, bronzo, bla bla bla, fino poi ad arrivare ai giorni nostri. Sto a 32%, grande. Ah, me lo sta riscaricando praticamente il gioco. A 32% del download o del caricamento? O non so di cosa, non, forse non ho neanche capito. Molto gentile, era un piccone che mi serviva proprio. Perché io ho rifatto il mio OP, dato che il mio l'ho perso. Dato che comunque volevo aggiungere efficienza 5, ho provato a farlo e non mi dava la possibilità di mettere tutto quello che volevo. E quindi o tocco di velluto o fortuna 3. Che adesso ho entrambi praticamente. Tanto la fortuna mi serve solo per ogni tanto fare un po' di mining così. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Che altro non so se sto andando verso la direzione giusta. Sì. Usare l'accendino? Non lo so usare l'accendino. Non riesco a controllare bene con l'accendino io le robe. Rimane sempre tutto quanto un po' buttato là dopo. Forse perché non lo so utilizzare, non lo so. E voilà. Non so neanche fin dove devo arrivare, adesso lo capiamo. Lo capiamo. Quanta cacchio di legna, raga, eh? Quest'inverno faremo dei gran bei falò. Dei gran bei falò. Possiamo provare a fare un falò però in effetti. Così al tramonto con un bel bicchiere di Coca-Cola. O no? Comunque sto facendo un po' di luce,
faremo del terraforming. E avanti. Adesso vado a dormire, così deposito giù anche tutto il legname. Devo capire un attimo. Ah sì, ok, fino a qua devo arrivare. C'è un cavallo? Ah no, una mucca. E la luna bussò a due porte da... Fammi entrare. E rispose di no. E allora giù, fin dove il mare. E la luna bussò. Zombie, dai, vattene via. Comunque andiamo a dormire. Andiamo a dormire o facciamo una fila così di ritorno, giusto per... Abbiamo ancora qualche slot libero. Chissà Lunar che fine avrà fatto. Che inizio, più che altro. Sembrava aver visto un creeper. Invece. È stata solo una visione. Bon, dai, andiamo a dormire. Orco di, adesso l'ho visto. Mamma mia, via via. Basta chiamarli, arrivano, eh. Se li chiami arrivano. Un saluto a tutti i creeper. Un saluto ai creeper in ascolto. Meglio andare a dormire, va. O no? O no, nessun ezio. Qua ci sono dei cani in realtà, però non so se siano Dio Lunar questi cani. Dio creeper. Ma che veramente, oh. Hai visto quanta caccia stiamo farmando? Parecchia caccia. Io le lascio qua tutto, le lascio qua. Anche gli alberelli e le foglie. Questo via e questi. Io sono alla statua a continuare la roba. Io non ci sono più passato là. Possiamo spoilerare oppure è ancora troppo presto? Lei non dorme mai, Lorenzo. Ma neanche illumina mai, Lorenzo. È un po' come me. È ancora troppo presto per spoilerare, sì? Eccolo, adesso ho dormito. Mi ha fatto fare pure le scale. Dai, torniamo al lavoro. Torniamo a lavorare, che è meglio, eh? Se vuole. Aspettiamo ancora un po', se vuole. Quando sarà completo. Può andare. Faccio un altro giro qua. Ne ho tolta di legna però, eh. Dio buono se ne abbiamo tolta, va che roba. In un'ora esatta. Vediamo, non dico che ho fatto metà del lavoro. Però. Oddio, devo togliere tutta sta fetta qua. È ancora poco anche. Eh sì. Vabbè, intanto, cioè. Intanto. Sarà ancora poco. Allora, io ero arrivato praticamente. Ho visto che bella la figura, la statua l'avevamo vista. E poi l'ultima volta che sono passato, se stava costruendo tipo qualcosa. Sembrava stesse tenendo un vassoio, capito, in mano. Presuppongo quella siano le fondamenta di quella che sarà la sua casa o base. Ho confuso casa e base e mi è uscito case o base. Vabbè, lasciamo perdere.
Lasciamo perdere. È domenica per tutti. Siamo drogati. Casa base, esattamente. Molto bene. Casa base. Quella roba lì, insomma. Sta ancora lavorando in quel posto, purtroppo, cioè purtroppo, per fortuna no. Purtroppo per fortuna no, diciamo. Mi sono dimesso io di mia spontanea volontà, ci mancherebbe. Trust entra ancora, Trust è in ferie. No, Trust mi ha detto che adesso in teoria lo trasferiscono a Padova. È un po' che non gioca in realtà Trust, sarà da un mese buono. Da un mese buono perché sta facendo delle robe di lavoro, sei sempre un po' sul vago lui. Però mi ha detto che forse lo trasferiscono a Padova per dei corsi di aggiornamento. E quindi spero che riusciamo a conoscerlo. Sarà impossibile, sempre in ferie, sempre in ferie. Lei invece cosa fa? È entrato nella Coca-Cola o sta ancora finendo lo stage? No, mi sa che l'aveva finito. Quello stage lì. No, io attualmente sono a casa, fermo qua. Che non riesco a trovare una via d'uscita. Potrei conoscere i Cucufa. Eh sì. Eh sì. In stage fino a 2025, ma Coca-Cola o l'azienda, l'altra azienda? Quella, diciamo, dove è andato? Al solito. Ben dai. Fa una bella esperienza. Si diverte, impara un sacco di robe, conosce molte persone. E getta le fondamenta per quella che sarà la sua futura carriera, quella che poi la ripagherà per gli sforzi fatti, per il tempo impegnato e tutti gli investimenti. Coca-Cola, mi prendo il diabete, spero di no per lei. Cioè, quindi lei ha già il posto lì, nel senso, siete già messi d'accordo, finito lo stage, può già andare a lavorare lì. Wow. Hai capito nel sonnezzo. A Coca-Cola. Un saluto a tutti i diabetici, compreso mio papà. E spero che non tutti i diabetici siano come mio papà, perché mio papà è diabetico, però lui continua a mangiare zuccheri, pane, pasta, che ne frega niente praticamente. Vuole morire con la pancia piena, ha detto. Finito lo stage, mi sbattono fuori. Però c'è già un posto garantito alla Coca-Cola. Madonna, quanta legna. Fino a qua? Intanto arriviamo fino a qua, sì. Ah, dice? Ma come? Dopo deve fare un altro stage ancora, quindi? No, spero di no, spero di no. Vedrà che la tengono. La terranno, la terranno. Ah, non avevo capito sta roba. Vedrà, vedrà. Sarà molto felice. Sì. Finché possono, ne tra virgolette, ne approfittano. Ma chi è che non lo farebbe? Se questa è la legge. Però vedrà che non sarà niente fatto per niente, cioè quel tempo lì poi le verrà ripagato il doppio, il triplo, 10 volte di più negli anni a venire. È certo, è certo. Fanno ricambi di stagisti, campano così loro. Però, intanto.
Tanto avrà degli sconti su tutte le bevande. Maledetti, Dio. Maledetti comunisti. Maledetti comunisti. Sono arrivato fin qua. Sì, così tipo. Però questa ascia super OP qua è quasi. È quasi un piacere. E soprattutto avendo delle piante che non sono proprio così alte. Pensa se era una foresta, beh, non mi sarei nemmeno permesso di fare un lavoro del genere. Infatti abbiamo testimonianze qui che possono testimoniare per l'appunto. Piuttosto costruiscono sopra a un albero, a una pianta della foresta. Siamo arrivati a metà circa. Però. Qua c'è un posto, c'è uno spazio che ha meno legna. O sto seguendo io una linea che non è proprio propriamente retta. Un saluto a tutti i retti. E a tutte le linee rette. Ci sarà da terraformare. Non vedo l'ora di vedere l'acqua io lì. E la vedremo, eh. La vedremo e come. Mamma mia, grande tap. Ben ritrovato. Ben ritrovato, caro tap. Forse un giorno, grazie a TAP, sarà fatta giustizia. Abbiamo molti processi aperti e siamo in attesa che continuino i lavori della costruzione del tribunale, che erano stati affidati proprio alla TAP Technology, che ha già abbandonato la partita. Magari non si ricorda la password. Può essere che non si ricordi la password. C'è un certo Langorino. C'è un certo Langorino. Come siamo messi qua, raga? Che ormai c'ho ancora l'inventario pieno. Dobbiamo andare a scaricare. Si ricorda la password o è uscito? Boh, così. Spero si ricordi la password. Altrimenti la cambiamo. Oh, gliela comunichiamo noi. Nel caso. Ed è notte ancora, sarebbe meglio andare a dormire. Sembra neanche raro. Avevo proprio bisogno di spazio. Di vaste praterie. Noi non abbiamo mai trovato delle praterie qua vicino a casa. Anche dei campi, volevo fare campi di fiori enormi. Vediamo, vediamo. Fatto sta che c'è bisogno di spazio, perché qua hanno cominciato a costruire le strade, quindi. Sicuro dovremo costruire. Devo arrivare fino a qua, vedi? Sono arrivato quasi a metà, vediamo. No, comunicatemela. Beh, me l'aveva scritta. Se me l'aveva scritta a me, provi a recuperare prima le chat nostre. Provi a vedere se mi ha scritto su Twitch. Si ricorda se l'ha scritta a me o a Poposoft? Mi sono perso, raga. Mi sono perso. Devo andare di qua io.
Adesso non so se PopoSoft sia ancora qua presente e se ha la possibilità eventualmente di recuperare quella password lì. Però prima, Michele, provi a vedere tra i messaggi se mi ha scritto, se me l'ha scritta quella password lì. Perché se me l'ha scritta e poi io l'ho comunicata a PopoSoft, la ritrova tra i messaggi. Stavo pulendo la sala. C'è il signor Tap che non si ricorda più la password e vorrebbe recuperarla in qualche modo. Trovata, perfetto, ottimo. Top. Top, top. Molto bravo. Qua sembra tutto fatto a caso, invece nulla è fatto a caso. Tap si è venuta la partita. Tap ha abbandonato la partita. Tra un po' è pieno anche qua, però va bene. Sono contento. Controlli maiuscole, minuscole, non saprei. Allora, facciamo così. Questo qua mettiamo le elaborazioni e le foglie, un po' più avanti forse. Se vuole scrivermela in privato, gliela cambio, dice PopoSoft. Ecco, veda lei, Michele. Nell'eventualità. Eccolo! Grande. A quanto pare se l'è ricordata. Bravo, bravo. C'è una memoria di ferro. Allora, sarebbe grave, tra l'altro, quella lì. Ottimo lavoro, esatto. Hashtag ottimo lavoro. E noi torniamo al lavoro. Torniamo a lavorare, raga. Allora, io ho ancora un quarto d'ora, non credo che riuscirò a finire quella roba lì, però faremo il possibile per poterla perlomeno continuare, cioè cerchiamo di rimuovere più legno possibile. E poi si vedrà. E poi un giorno. Eccolo, cioè nel senso. Ecco il tribunale. Lo costruirà, la finirà la costruzione del tribunale, spero di sì. Tap. In realtà prima sarebbe stata stare qua da bonificare tutta questa qua, però vabbè. Vabbè lo stesso. Mamma mia, guarda che roba. Da non crederci. Da non crederci avere. Grande, grande tap. Da non crederci avere tutti questi spazi qua, tutto sto spazio vicino alla Maison Potin, vicino al borgo così. Wow, mi viene quasi da godere. Mamma mia, mi viene quasi una goduria. Ripartiamo da qua. Beh, ovviamente è vietato costruire, cioè, ci mancherebbe, vabbè che non c'è pericolo, però. Magari dopo esco, rientro e trovo tutto costruito. Beh, non mi dispiacerebbe in realtà. Stiamo lavorando per voi. Ripeto, peccato non siano mele. Nella zona della statua, se leviamo gli alberi, sta un botto di roba. Sì, no, ma infatti qua noi è che siamo pieni di alberi perché viviamo proprio in mezzo alle foreste, porco cane. E foresta di betulla, e foresta di quercia, e quercia scura. Stiamo lavorando per i... no, per i... cosa ne pensate voi dei manifestanti, diciamo, di ultima generazione che bloccano il traffico e imbrattano con vernici, diciamo, non invasive tutte quante le opere d'arte pubbliche o private, vanno investiti come birilli. Guarda, sono d'accordo proprio con lei, caro Nessunizio. Sono proprio d'accordo con lei. E io sono una persona che da giovane ho
sono andato a tante manifestazioni io, quando ero veramente giovane, diciamo dai 14 anni, 18 anni. Ho fatto tante manifestazioni, ho girato un sacco di città, ma mai fatto una roba del genere. Mai fatto una roba del genere. Sempre rispetto, capito? Ci dobbiamo giocare a tiro e piattello, usandoli come piattello, porco Giuda. Il carciofo qua ci dà una notizia incredibile. Iran attacca Israele. In che senso? Iran attacca Israele. Ma di che? Sì, beh, ma figurati se l'Iran riesce ad attaccare Israele. Mi sembra un po' strano, sinceramente. Sì, secondo me non hanno rispetto per la gente che va a lavorare, perché porco cane, mettersi là in mezzo e... Il fatto è che non li puoi neanche investire. Teoria la legge ti vieta di investirli. Non so perché ho preso quei blocchi lì. Hanno detto in TV, ma non lo so, dice Iran attacca Israele. Sarebbe una notiziona, però sai cosa, secondo me è un po' difficile. Cioè potrebbe anche attaccare, ma non so quanto possa fare male un attacco del genere. Cioè quanto possa avere successo, voglio dire. Adesso io non voglio entrare nei particolari perché non so se sia lo spazio giusto, non credo lo sia. Hanno tirato qualche razzo, ma sì, ma cioè, figurati. Io sto con Morgan. Mettiamola così, dai. Ma sì, ma razzo, sicuramente vengono intercettati, dai, quelle robe lì. Cioè, non arrivano neanche. Sono ragazzi, ma pensa a testi qua. Purtroppo c'è chi si diverte su Minecraft, c'è chi si diverte su COD, c'è chi si diverte a fare la guerra. Questa è la vita. Tutti intercettati a quanto pare, ecco, vedi. Purtroppo l'essere umano è un essere sorprendente. Non finiremo mai di sorprendere noi stessi, in realtà, questo è un po' al di là degli scherzi e di tutto quanto. Però. Alla fine le guerre non servono a niente, se non a far girare un po' l'economia e basta. Non mi sarei mai aspettato però di togliere tutta sta legna qua in così poco tempo. Ogni tanto mi salta che vado col tasto destro. E scortecciamo questo legno. Pure quelli che imbrattano le statue, vabbè che è vernice che lavabile, no? Però, cioè, dopo qualcuno le deve lavare. Che modo di protestare è quello lì? Ma che schifo di modo di protestare è quello lì? Ah, che storia. Fino a qua devo arrivare. Cerchiamo di non lasciare indietro nulla. Al caso. Eh sì, caro Lorenzo, in realtà ovunque bisogna costruire, però bisogna fare spazio. Anche perché adesso qua non è, cioè, o ci mettiamo a costruire verso il cielo e quindi palazzi, robe, e quindi si aggiungono piani agli edifici già esistenti. Oppure si cambia zona. Si va avanti, caspita, con l'impero. Si va avanti a conquistare. Alla conquista della Mesopotamia, parte nuova. Intanto abbiamo preparato e farmato un bel po' di legno.
Scusi se non l'ho salutata. Disse, non posso fare nessun inizio. Ero qua che spazzavo in sala, scopare mai. Io non mi ricordo neanche più come si fa. Ma neanche non mi interessa proprio. Fatto un sogno molto carino, però. Vabbè, dai. Fa niente. È notte ancora, eh. Ho liberato il divano dai libri e dalle carte da gioco. Ma sì, mi diceva che era pieno di. Stavo iniziando a fare un bel po' di pulizia e stoccaggio. Qua l'unico che scopa è nessun Ezio. Un miraggio, raga, vedo il mare. Vedo l'acqua. Incredibile. Incredibile. Voilà, fatta un'altra fila. Andiamo a dormire, andiamo a depositare. La piazza qua, fase di costruzione, casa della pietra finita, opere di costruzione, anzi opere in costruzione. Dov'è TAP? Chissà dove sarà TAP. Nascosto da qualche parte. Allora, che benessere ogni volta atterrare qua, raga. Un orgasmo puro. Puro e netto. Wow. Ok, ho lasciato qua un po' di roba ancora. Molto bene. Rametti possiamo lasciarli qua. Quindi il mio vecchio piccone che avevo preso da qua, posso rimetterlo qua, tanto adesso c'ho quello che mi ha regalato il buon Lorenzo. Picasso abbiamo qua, eh. No, robe da poco. No, robe da poco. Torniamo verso l'area di bonifica. Inizio ad avere un po' di fame là. Non so neanche io cosa mangiare proprio. Beh, guarda che lavoretto che abbiamo fatto però, eh. Tanta roba, eh. In realtà non manca tantissimo. Fa fare una roba. Mettiamo a 16 un attimo. Ok. sì. Avrei dovuto proseguire ancora qua in realtà, eh. Però intanto ci fermiamo in quella barriera, cioè facciamo. Ci fermiamo lì. Ci fermiamo lì. Abbassando la risoluzione, poi non mi sono reso conto in realtà. Vabbè. Facciamo un po' alla volta. Facciamo un pochettino alla volta. Molto bene. In teoria riesco a finirlo, vediamo. Un'ora e 34, mamma mia, non so. Non lo so neanche se riesco a finire in realtà. Ci proviamo. Ma no, dubito. Un vero peccato. Sì che riesce. Eh sì, vorrei stare dentro le 2 ore, perché sennò qua dopo mi si sminchia tutto quanto, capito come? Vediamo di velocizzare un pochettino.
E poi devo tappare i buchi, fare un po' di terraforming e mappare. E dopo iniziare a studiare qualcosa. Tipo devo studiare un sentiero, una strada principale, capito? Ma no, che dritta, proprio così, cioè tutta dritta. Una roba un po' carina. Vediamo, vediamo. Vediamo cosa riusciamo a fare. Con calma. In realtà c'è anche la farm di pane, che è stata manomessa ancora e devo sistemarla perché sennò cosa ci mangiamo poi d'inverno? Chi è che li prepara quei buoni panini? Con la carne di maiale fresca di Mesopotamia. Sono arrivato qua. A dopo, caro Lorenzo. A dopo, ci vediamo presto. Sì, non è che qua non ho saltato, vero? Oh sì. Qualcosetta sì. Vabbè, mica devo fare una linea dritta perfetta, però. Che cosa vuol dire però? A dopo, caro Lorenzo. Sempre un piacere, sempre un piacere. Abbiamo delle buone rose. Fritte, sono buone le rose fritte, tagli di rose fritte. Vabbè che dici fritto è buono tutto, però se non le avete mai provate ve le consiglio. Dici dove le trovo le rose. Sposa, domani ti regalerò una rosa. Vediamo chi si ricorda chi cantava questa canzone. Sposa, domani ti regalerò una rosa. Diceva, Pova, domani ti regalerò una rosa. E non è Lorenzo Giovanotti. Vi posso dare anche questo indizio qua. Nell'eventualità abbiate qualche dubbio. In caso di dubbi, non esitate a iscrivervi al canale, mi raccomando, mi raccomando. Un grazie anticipato a te, che ti stai per iscrivere proprio in questo preciso momento, grazie di cuore, molto gentile. Veramente molto gentile. Allora, ho fatto i calli alle mani io. A forza di usare quest'ascia. Questa sera mi dovrò fare mettere i cerottini dalla moglie, dalla geisha che ci sta aspettando nella residenza. Passeremo una bella serata sicuramente. Con happy ending. Happy ending. Ovviamente ci discostiamo. Che robe di mica noi le facciamo mai. Neanche sui sogni. Neanche nei sogni, raga. Molto rilassante comunque il legno del il suono del legno qua, no? E tutte le foglie poi che crepano e si spaccano all'unisono.
tanto figo. Invece nell'hardcore devo aspettare tipo 10 minuti perché affinché possa scendere una foglia o un item che è droppato dalle foglie, dagli alberi. Penso sia un plugin questo qua, che ha messo proprio soft. Un plugin che ti permette proprio di avere un'esplosione, un'implosione da parte delle piante, no? Più veloce rispetto alla modalità normale. Si parto da qua perché sennò non so mai dove sono arrivato. Però un uomo, cioè, nella realtà è difficile deforestare una roba del genere in così poco tempo, dai. Mi scusi, signorina Pecora, ma era proprio in mezzo, mannaggia lei. Chi gliel'ha fatto fare di mettersi lì? Non è stata assolutamente un'ottima domenica per quella pecora lì, mi dispiace molto. Mi è scappata, è scappato il click. Che vedevo dire? Spero di aver fatto uno screenshot quando ancora era tutto da deforestare, in teoria sì. Se non ricordo male, sì. Beh, dai, sono anche comode da tagliare ste acace. Abbiamo trovato quelle piccoline. Niente male. Ho farmato anche un bel po' di polvere da sparo in realtà, devo andare a recuperare. Per forza. Sennò poi mi marcisce, più che altro si inumidisce e poi escono tutti dei razzi un po' strani, capito? A dopo, Lorenzo. Qua ancora notte, oh. È quasi giorno ormai, non ho tale che ricordo di te. Insomma, nessuno che ha indovinato quella canzone lì, raga. Sembra strano. Scrivetelo nei commenti, mi raccomando. Mi raccomando. Quanta legna? Siamo già pieni? Sì. Pieni come Iovi, si dice qua in Veneto. Pieni come le uova. Come siamo messi? Benino, dai. Vediamo quanta roba c'è. Ma c'è acqua o lava qua? Sento rumore di lava io. Beh, siamo quasi arrivati. Adesso saliamo sopra l'impalcatura, poi andiamo a dormire. Facciamo l'ultimo round. Voglio un attimo salire sopra l'impalcatura per rendermi conto di quanto manca. Non tanto, Madonna, guarda roba. Wow. Quanto bello spazio, raga. Quanto bello spazio abbiamo. E quanti mob? Un'ottima deforestazione. Un'ottima deforestazione stiamo facendo.
Manca quel pezzettino lì. Andiamo a dormire e terminiamo. Terminiamo l'opera. Se riusciamo. Salutiamo il nostro amico Cappuccetto Rosso. E voilà, sopra il letto quasi siamo atterrati, eh. Mamma mia, avevo quasi distrutto l'ascia. Ma se c'è il ripristino, si spacca tipo l'elitra o la perdi proprio? Tipo, non me ne ero neanche accorto. 33 utilizzi ma erano rimasti. Voi neanche me l'avete detto? Oh, quanto spazio! Ma guarda un po'. Ah, la perdi? Tio, boh. Meno male me ne sono accorto. Meno male me ne sono accorto, caspita. Non è che si spacca tipo le a mo' di elitra e tu la puoi riparare, magari. Magari. Salve Abetta. Oh, c'è anche l'alveare lì. Mannaggia. Mannaggia gli alveari di questo mondo. E dai. Meno male non ce n'era un altro. Molto bene, ma lei cosa sta facendo, Michele, di bello? Ci racconti? Starà mica costruendo qualcosa di segreto? Dai. Non ho neanche svuotato, porco Giuda. Vabbè. C'ho il tasto del mouse sinistro che ogni tanto decide di diventare quello destro, a quanto pare. Vediamo. Lì dovremmo fare anche lì una bella un ascensore, in qualche modo, per quella farm lì, che non mi ricordo se è quella di mob misti o cioè di dischi o di drones, non me lo ricordo più. Quanta legna che stiamo buttando, tra l'altro. Buono. Tanta l'abbiamo portata a magazzino, eh. Sto riempiendo di risorse che avevo il storage. Bravo. Molto bene. Se serve legno di acacia e qua ce n'è un bel po' da raccogliere. Se ne dovesse servire mai. Sarebbe un peccato che desponasse, però io non ho più voglia di portarlo via. Altrimenti lo lasceremo qua che concimerà il terreno e male di sicuro non fa al nostro substrato. Sì, mi serve. Allora qua ce n'è tantissimo da raccogliere. Io ho l'inventario pieno e non ho più voglia di fare svuotamenti per adesso, quindi se fa un giro qua. Ha capito più o meno dove sono? Giorno e notte, 24 ore in funzione. Tanan. Grazie mille, molto gentile.
Nessun Ezio per aver riscattato. Mamma mia, il biondino di Tap. Dawson Creek, Dio, boh, è tornato. È tornato Dawson Creek, ragazzi. Un saluto. Un saluto a Dawson. Posso chiamarla Dawson Tap, sì? Anch'io voglio quella skin lì, caspita. Da Dawson Creek. Le conviene dare fuoco a tutto così si libera più in fretta. Me l'aveva detto anche Michele, però, no Michele, Lorenzo, però io non riesco a controllare gli incendi quando voglio deforestare, rimangono sempre dopo pezzi in giro e non riesco mai a orientarmi, a dare un senso a tutto, invece così faccio prima, cioè, magari non faccio prima, però almeno mi rendo conto del terreno che ho sotto, mi studio un po' tutta quanta la conformazione. Anche perché ormai ho finito. Dawson Crack, sì. Quest'area qua ormai è terminata, vede. Magari prossimamente, tanto siccome dovrò comunque espandermi un giorno. Escogiteremo anche altri modi, avevo pensato anche con la lava, ma ci ho già provato. Io non mi trovo bene. Dawson Crack. Belli i tempi di Dawson Creek, Dio boh. Io ero innamorato di Joy. Ve la ricordate Joy? E tra l'altro, sì, il fuoco anche si espande se lo lasci lì. Bravo. C'era e c'è ancora grazie a lei, PopoSoft. Però sì, esatto, è meglio evitare il fuoco, se non controllato. Legga sopra, signor Meso, il mio messaggio. Perdoni, l'ho perso. Liberiamo il piromane che è in noi. Ma dov'è Lunar? Non c'è più Lunar qua. Anzi, rieccomi, volevo scriverti se devo scaricare sul computer Telegram o Discord. E sul computer? Non lo so. Non lo so se le serve. Io ad esempio non ce l'ho proprio per una questione di memoria. Cioè le applicazioni non le ho disinstallate dal mio Mac, però no. Non credo. Cioè non so se le serve. Lo installi, altrimenti no. Tornato, tornato. La stavamo aspettando in gioco, o Lunar. Quindi scarico Discord. Usa Telegram Web. Sì, no, beh, io uso molto di più Telegram rispetto che Discord. E, esatto, anziché scaricare c'è anche la possibilità di usare le versioni web. Nell'eventualità, esatto, sì, senza scaricarlo perché è pesante proprio. Molto pesante. Cioè, se ha un PC non proprio come, cioè, se ha un PC non performante come il mio, io ho evitato proprio. Anche qua ho perso un po' l'orientamento. Chi è che mi sta chiedendo il TP? Accettiamo? Accettiamo. Anche Discord c'è, web, sei poca memoria. Ah sì? Salve. Ah sì, Discord sì. È Telegram che non avevo l'idea che ci fosse. Quale usate sempre per il gruppo? Va per. Cioè, quelle comunicazioni io utilizzo più Telegram. Io utilizzo più Telegram. Io mi ricordo che lei c'era all'interno del gruppo Telegram, Lunar. C'è già dentro Telegram. Poi se vuole scrivere anche su Discord, scriva anche su Discord.
Siamo più da Telegram, ecco, io più che altro. Discord che io sappia non lo usa nessuno, no, infatti. Pochi, pochi. Oh, guarda, Dawson Crack sta raccogliendo un sacco di betulla. Bravo, bravo, Dawson. E si sta facendo notte nuovamente, raga, cioè non vorrei dirlo. E tra una chiacchiera e l'altra ho finito questa piccola operazione di deforestazione. Non manca tantissimo. Ma io devo scappare, tra l'altro. Devo veramente scappare adesso, sì. Disco solo quando Meso manda i suoi canali ASMR preferiti. Se magari mandatemele voi, mandatemeli voi, porco Giuda. Che poi io non seguo neanche ASMR. Quelle robe lì. Ho provato a fare io dei video qua su Minecraft ASMR, però che vorrò riprendere un giorno. Ma sono solo asiatiche. Sì, purtroppo. Guarda che lavoretto, raga. Guarda che lavoretto. Wow. Vediamo se riesco a fare uno screenshot anche così. Così faccio il prima e il dopo, no? Sembra che non ho tolto nulla, però. Oh. Ok. Però ne ho fatto di lavoro. Ammazza. Ammazza. Per Minecraft, per giocare insieme, mi collego a volte. Top, top, top. Funzionano solo se attiva la webcam. No, adesso io non attivo proprio niente. Vado, adesso io devo tornare dai miei bonsai, raga. E sono molto felice, tra l'altro, di aver fatto questa piccola opera di bonifica perché lo volevo fare da tanto, 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 tanto tempo. Grazie, grazie infinite, Michele. Molto gentile. Vi saluto e vi auguro veramente di trascorrere una buona domenica. Ci vediamo molto presto. O Lunar, ci teniamo aggiornati. Io sono sempre qua, comunque, dentro il server. Siamo sempre su Telegram. Un abbraccione a tutti quanti. Grazie per il supporto, caro PopoSoft. Grazie a tutti quanti. Una buona domenica. Qualora questi contenuti fossero di vostro gradimento, iscrivetevi al canale, lasciate like, dislike, condividete, commentate, attivate tutte le campanelline e ricordatevi di lubrificarla e ricordatevi di splenderla. Un abbraccione a tutti, grazie di cuore, ci vediamo prestissimo.